Riapre al traffico, dopo oltre 3 settimane di stop, la via di Capriglia sulle colline di Pietrasanta, chiusa per l'esecuzione del secondo lotto dei lavori per la messa in sicurezza della strada, danneggiata da anni da una vecchia frana. Si torna a circolare mantenendo il senso unico alternato regolato da un semaforo. Nei giorni scorsi era stato l'assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci, a fare un sopralluogo. Un intervento da 150.000 euro che si è chiuso con l'installazione dei pali per la tenuta del versante. La frana di Capriglia, oltre alla frana anche del Monte di Ripa e la frana di Castello, sono le frane più importanti che insistono ancora sul territorio di Pietrasanta. È volontà dell'amministrazione e mia in particolare andare a concludere tutti questi lavori di messa in sicurezza, lavori importanti, lavori anche difficili, e sin d'ora mi scuso anche con i disagi che ci sono stati, ci sono e ci saranno per concludere questi lavori e questi interventi di messa in sicurezza. A breve, dunque, inizieranno i lavori per la frana storica di Castello, datata 2014, che costeranno 300.000 euro. Sarà realizzato un muro di contenimento per mettere in sicurezza la zona. È ancora in fase di programmazione, invece, il cantiere sul Monte di Ripa, finanziato con circa 40.000 euro. Per tutti e tre gli interventi, il Comune ha stanziato circa 500.000 di euro.